Eccoci, tutto ok, si sente. Perfetto, grazie, siete dei fantastici assistenti. Allora, come al solito, adesso aspettiamo un po' che, insomma, vi connettiate tutti. E questa sera io sono molto felice, come tutte le sere, sapete che per me è importante. Oh, Slavi, grazie, ti sto guardando adesso su Bentrovata. E vedo che cominciamo ad aumentare e stiamo crescendo. Siamo già in tanti. Molto bene, molto bene. Allora, questa sera affronteremo un argomento veramente molto, molto, molto interessante. E sapete che io sono sempre molto felice, ospitale, quindi mi piace ricevere in questo salotto di Anna. In Focus, il mistero della vita, ringrazio Enrico Valentini per la sua ospitalità. Mi piace cercare di portarvi come ospiti delle persone interessanti con delle tematiche, magari anche nuove, con delle tematiche che magari sono già oggetto delle vostre riflessioni, come quella di questa sera. Il tema di questa sera è che cosa unisce Cristo e Buddha. Non è una cosa di poco conto, ecco. E quindi per parlarne ho portato una persona speciale, ne avete già sentito parlare dal nostro Enrico Ruggini nelle sue pillole di benessere quotidiano al lunedì pomeriggio, e quindi io l'ho invitato, lui molto gentilmente ha accettato questo nostro invito e gli ho chiesto di venire nel nostro salotto per parlare di questo libro che lui ha fatto, che si intitola appunto, che è proprio legato a questa tematica di che cosa unisce il Buddha a Cristo o viceversa, e che si intitola Due maestri, un solo cuore. E allora adesso io ve lo presento. Ed è qui con noi, facciamo questa, non è una carambata, ma è qua con noi, sta per arrivare, eccolo qua. Ciao caro Marco, Ciao. Ciao Marco Moretti. Grazie a Marco, tutti. benvenuto. Guarda, sai che i nostri amici di Focus sono veramente delle persone molto interessate. È molto bello questo gruppo, è un gruppo piuttosto numeroso. E, insomma, noi cerchiamo tutti quanti, tra i relatori, tra chi insomma, cura proprio il lavoro e l'attività di programmazione di Focus, insomma, cerchiamo di creare questo punto di luce e di riflessione dentro la rete. Quindi grazie Marco per essere venuto con noi questa sera. Questa sera qui. Grazie, grazie a te per avermi invitato. Io sono felice di poter parlare di questo tuo libro molto, molto, molto interessante. E raccontiamola un po' la storia, cioè, di questo libro. Ah, il libro è nato in realtà la prima bozza nel 1994, perché in quel periodo lì io già da qua, da circa 10 anni avevo già intrapreso un mio cammino spirituale di meditazione, un cammino spirituale dove non c'è una separazione fra le varie religioni, ma si vedono tutte le religioni come una manifestazione della stessa verità. E diciamo, siccome sono cresciuto in un ambiente cristiano, ovviamente come molti di noi, però mi ero interessato al buddismo fin da quando ero un ragazzo. Io già all'età di 14 anni leggevo i testi buddisti. E diciamo, nel 1994, da circa 10 anni che avevo cominciato questo mio percorso spirituale, avevo già fatto qualche viaggio in India anche. E sentivo il bisogno di collegare questi insegnamenti, cioè di metterli uno vicino all'altro, di comprenderli in maniera più profonda. E però in quel periodo non c'erano molti testi che facevano questa comparazione degli insegnamenti. Adesso ce ne sono molti di più, ma all'epoca non Sì. erano particolarmente. Quindi io, diciamo che ho cominciato. Io questo tipo di riflessione e ho cominciato a buttare giù qualcosa che era la bozza di questo libro, che ma sostanzialmente ho scritto per me,
per cercare di approfondire i collegamenti fra questi due maestri, fra questi due insegnamenti. Poi questa bozza è rimasta. Vorrei dire, Marco, vorrei dire ai nostri amici che tu sei uno psicologo, uno psicoterapeuta, un grande esperto anche tu di psicosintesi, cioè vorrei un po' delineare anche quello che è il tuo profilo, cioè di formazione, quindi anche questo aspetto interessante di volere comunque comparare quelli che sono gli aspetti dell'uomo come e quindi anche del comportamento e degli atteggiamenti anche mentali, dei bisogni dell'uomo, come quelli della spiritualità, ecco, insomma, è molto interessante che venga fatto da una persona come te, con i tuoi percorsi, con appunto la tua formazione, ecco. Sì, infatti la psicosintesi che fa parte, è uno, diciamo, dei pilastri della mia formazione, diciamo, accademica, è stata molto importante per, diciamo, leggere, diciamo, questi insegnamenti dei maestri da un punto di vista superiore, che non sia, diciamo, collegato a una religiosità, ma che sia collegato, diciamo, a uno studio dell'esperienza spirituale dell'essere umano. Secondo la psicologia transpersonale, cioè quella corrente di psicologia che ha studiato tutte le esperienze spirituali, diciamo, a livello, diciamo, nelle varie religioni, ma indipendentemente dalla religione stessa, cioè Appartenenza. l'esperienza mistica, gli stati di coscienza, che cosa succede nella meditazione. Che cosa succede quando nelle varie tradizioni spirituali si dice che uno raggiunge l'illuminazione, oppure c'è un risveglio, oppure la cosiddetta unione mistica, come viene chiamata nelle tradizioni cristiane. Ecco, ma tu hai avuto questa esperienza del risveglio, no? Vedo che tu l'hai raccontata nella tua introduzione nel libro e mi ha incuriosita molto, ecco, volevo appunto che tu poi ce ne parlassi, ecco, di questa tua esperienza, no? Perché è un'esperienza, come dire, della quotidianità ed è sicuramente un'esperienza che trasforma, no? È stata un'esperienza molto, molto, molto importante quella che ebbi. Questo accadde nel 2002. E diciamo che quando si inizia un percorso spirituale. Io lo iniziai nel 1985, sì. Ma già all'inizio, quando una persona comincia ad approfondire intensamente un sentiero spirituale, può avere delle esperienze di apertura, di contatto con il divino, no? A volte anche manifestazioni proprio fisiche, tipo sensazioni corporee, visioni anche di luci e cose del genere. Poi andando avanti, diciamo, diventano come dei conseguimenti graduali. Ecco, nel 2002 ebbi questa esperienza che però durò diversi mesi, tanti mesi. E beh, lì capì che cos'è l'illuminazione. E cosa è successo? Intanto dove eri? Eri in India, no? Quando è successo questo? Sì, io sono andato, diciamo, nel corso degli anni 14 volte in India perché ero molto attratto fin da quando ero piccolo verso l'India, no? Quando cominciai il mio percorso spirituale, decisi un po' tardi, verso i 27 anni, quindi potevo andare anche prima, però verso i 27 anni ho cominciato a fare questi viaggi dove partivo e, diciamo, andavo nei luoghi sacri, negli ashram, e passavo molto tempo in meditazione. E quindi non erano viaggi, come dire, turistici, andavo proprio nei luoghi dove erano vissuti i maestri, maestri, diciamo, della spiritualità. Questo, sai che questo tua questo tuo illustrarci, ecco, insomma, le motivazioni, cioè, mi fa ricordare quello che ci ha detto ieri alla LUCS, all'Università della Conoscenza, Giacomo Bonaveglio. Giacomo Bonaveglio che insegna i Veda,
la Bhagavad Gita. E quindi lui appunto spiega che c'è l'India e racconta appunto che l'India è l'unico posto nel mondo dove la gente va per fare quello che raccontavi tu, no? Per trovare proprio cioè, questi percorsi cioè, che stanno al di là di quelli che possono essere appunto i dogmi e le appartenenze, no? Un credo religioso. Quindi la ricerca di se stesso, insomma. Poi, sì, che sì, diciamo prima. Che in India poi esistono i documenti più antichi, diciamo, della storia della spiritualità dell'essere umano, ma poi coesistono tutte le forme di spiritualità in questo posto, diciamo, in questo luogo dove è pieno di sacralità, di... le persone proprio vivono questa spiritualità in ogni gesto della vita quotidiana, e coesistono tantissime forme di religioni e di spiritualità. È stato nel 2002 che in uno di questi viaggi, dove meditavo assai, parecchio tempo, ebbi questa esperienza che partì da una cosa molto semplice, nel senso che ero in uno stato molto, molto ricettivo, molto aperto, e ebbi il desiderio di ringraziare. Quindi semplicemente rivolsi un ringraziamento. E lì avvenne una cosa... Avvenne una cosa, diciamo, magica, nel senso che ebbi questo... L'amore fa queste cose belle, la vibrazione dell'amore. Genera queste cose belle, cioè, le tue perle che scendono, i tuoi occhi sono bellissimi e ci fanno capire che vibrazione alta tu hai vissuto in quel momento e come tu la stai ricordando. Ebbi questo contatto profondo in cui sentì sempre di più da quel momento in poi che avevo trovato quello che stavo cercando. Ma il cambiamento molto molto interessante fu nella mente, perché non c'era più nessun pensiero, io non pensavo più. Vivevo completamente in tempo presente, in contatto con questo stato di estasi. Io percepivo questa estasi, vivevo in questa estasi pur diciamo muovendomi nel mondo. Ero in contatto sia con questa dimensione spirituale, sia con il muovermi e vivere nel mondo senza nessun pensiero nella mente, nella più completa presenza. E sentivo che non c'era niente da cercare. E quello che io stavo cercando, quello che io prima pensavo che dovevo fare qualcosa per raggiungere chissà che cosa, in realtà era già dentro di me e io l'avevo scoperto. Quando noi scopriamo quella che è la nostra poi vera origine, ritorniamo a quella che è la nostra vera natura. In fondo noi viviamo per scoprire questo. È tutto così semplice. Noi la facciamo così complicata questa vita, poi in realtà no? È tutto molto semplice. Viviamo per andare a scoprire chi siamo. Io lì veramente ho capito che era molto molto semplice e ho capito anche, cioè ho realizzato che quello che noi stiamo cercando non solo è già qui, ma è proprio qui adesso in questo momento, ma è qui nel nostro cuore. Che ritorniamo sempre al discorso che l'amore è ciò che muove il mondo. È ciò che ci fa agire e che ci fa vivere, se riusciamo a non perderlo di vista, no? Perché poi sicuramente, come tu raccontavi, un'esperienza così come questa, dove si capisce che la mente è quella che bisogna tenere a bada per potere, no? Cioè il superamento della mente è quello che ci libera poi di fatto, no?
Sì, nel momento, perché la mente è come una specie di rete, no? Ti tiene incastrato e ti impedisce di contattare veramente quello che tu hai chiamato la vera natura, che è realmente quella, la nostra vera natura. E la meditazione sostanzialmente serve a questo, è un modo per riuscire a, come dire, ad allentare questa presa in modo da contattare questo sé. Questo sé che è dentro di noi. Esatto, Il famoso ricordo di sé. esatto. Io però all'inizio, anni fa, quando lessi di questo ricordo di sé, pensavo che fosse una cosa mentale, ricordarsi di sé, no? In realtà no, anche quello, se uno pensa di dover ricordarsi stesso, è comunque un gioco della mente. Il ricordo di sé è un sentire. È un sentire, infatti, ricordo, c'è la parola cuore, no? Nel ricordare c'è la parola cuore. È come, diciamo, Che bella questa cosa che tu hai detto, ricor, il cor, c'è il cuore nel ricordo. eh sì. Ascoltatevelo, cari amici, questa è una frase da mettere, come dico sempre io, sulla porta del frigorifero, sul cruscotto in macchina, sullo specchio del bagno. Nel ricordare c'è il cuore. Ricor, ricor, bello. Grazie di questa perla. Senti, ma per tornare al nostro libro e quindi all'argomento che è di questa serata, tu, insomma, dopo quell'esperienza che hai fatto di questa tua come dire, illuminazione, no? Possiamo chiamarla così, no? Diciamo un risveglio, è stato un risveglio. Un insight, insomma, ecco. E poi sei ritornato di nuovo qua in Europa, in Italia. Eh sì. Sì, sono tornato qui in Italia. È stato difficoltoso rientrare in questa dimensione, che là vuol dire questo che No, non è stato difficoltoso, perché quando sei in quello stato di coscienza tutto è facile. Quando sei in quello stato di coscienza tutto è facile, perché capisci che siamo noi diciamo, siamo noi che rendiamo le cose difficili con il nostro atteggiamento mentale, la nostra mente rende le cose difficili. In realtà le cose non sono difficili, la vita scorre, fluisce. Anzi, in quella dimensione di coscienza non c'è neanche bisogno di un atto di volontà, uno sforzo, perché in realtà le cose avvengono molto naturalmente, perché sei in sintonia con la vita. Tu sei in sintonia con la vita fluisce. Siamo noi che la rendiamo complicata. Quindi per me il rientro non è stato un problema. Quando uno è all'inizio di un percorso spirituale, no, e fa dei ritiri, delle meditazioni e tocca, diciamo, queste dimensioni, all'inizio è molto difficile quando rientri nel mondo, perché senti come una specie di shock tra quello che hai trovato dentro e quello che incontri fuori. Ma quando sei in quella dimensione, in quello stato di coscienza, che è questo risveglio, non c'è differenza fra il dentro e il fuori. Bellissimo. Bellissimo. E quindi cioè, tu sei andato avanti, ma questa tua necessità di confrontare il Buddha con il Cristo, cioè tu ti sei prima, cioè, se ho capito bene, tu hai avuto una formazione cattolica, insomma, no, di base, poi hai vissuto questa esperienza anche con il buddismo. Io, sì, quando ero ragazzino, diciamo, la mia mamma mi dava la paghetta a 14 anni, io andavo in libreria da Feltrinelli e mi compravo un libro di buddismo. Mi ero Dove già appassionato di buddismo. Ne sì. avevo sentito parlare perché lessi un libro di Einstein dove parlava, perché a me piaceva molto la figura di Einstein, mio papà mi aveva spiegato già alle scuole medie la teoria della relatività, no? E mi affascinava tantissimo. Quindi io trovai un libro di Einstein dove lui parlava della sua formazione, e nella sua formazione lui citava alcuni filosofi, tra cui il Buddha. Quindi io ero molto incuriosito di studiare, diciamo, i personaggi che avevano ispirato Einstein. E quindi cominciai a leggere del buddismo. E la differenza che notai fra la filosofia occidentale
e la filosofia orientale, in particolare il buddismo, è che non era una teoria, era un metodo. Cioè, lui insegnava come fare l'esperienza che lui stesso aveva sperimentato. E quindi io mi misi a studiare parecchio il buddismo. Ecco. Poi non diventai mai buddista. Io di fatto non sono buddista, perché comunque la mia forma di spiritualità, diciamo, è inclusiva, non sposa, diciamo, un cristianesimo o diciamo, un buddismo. Ecco, tendo, diciamo, a vivere il mio sentiero come un sentiero ecumenico nel senso proprio universale del termine. Però ecco, quando tornai a casa rilessi la bozza di questo libro che avevo già scritto nel 94, mi resi conto che lì io avevo descritto quello che poi avevo sperimentato. E quindi decisi di farne un libro. È stato proprio nel 2000, dopo il 2002, che io ho deciso di farne un libro. Ho visto che quando tu hai deciso di fare il libro, hai incontrato i tuoi editori di quelle situazioni dove uno dice per caso, ma poi mai niente per caso, Ah sì, no? è stato tutto un gioco, è stato tutto un gioco, nel senso che tutto ha contribuito a ostacolarmi affinché l'unica possibilità era di andare in una certa direzione, no? Per cui questo libro venne rifiutato da alcune case editrici da cui andai. Per varie ragioni. Una, per esempio, mi disse che non sarebbe interessato a nessuno questo libro. Un altro, invece, mi disse che non, era inaccettabile che io mettessi la figura del Buddha e del Cristo sullo stesso piano. No? Sullo stesso piano. Non era accettabile questa cosa qua. Siamo in Italia, quindi comprendo la difficoltà. Però, proprio quando io uscii da quella casa editrice lì, in macchina con me c'era Padre Anthony Elengimittam, che è stato uno degli ultimi, se non l'ultimo o il penultimo, discepolo di Gandhi. E lui era un monaco domenicano che però, diciamo, si era molto allontanato dalla Chiesa per anche lui portare avanti un messaggio ecumenico universale di unità di tutte le religioni, ma io non lo conoscevo Padre Anthony, perché in realtà la mia compagna aveva avuto indicazioni da parte di amici di accompagnare questo monaco in un'altra città, quindi noi dovevamo semplicemente accompagnarlo. Però quando tornai in macchina e lui mi vide scoraggiato per queste cose che mi erano state dette, lui mi chiese del libro e mi disse: Marco, questo libro lo devi pubblicare tu, lo devi pubblicare da solo. E io lì per lì mi dissi: ma vabbè, ma non riuscii a capire bene questa cosa, no? E ho detto: va bene, ok. Poi ci conoscemmo lungo questo viaggio. Padre Anthony volle leggere questo libro e poi mi scrisse anche la postfazione. Quindi lui scrisse la postfazione di questo libro che c'è nel libro che uscirà. Il Cioè, segnale era forte e chiaro. il segnale era forte e chiaro. A lui piacque molto questo libro. E quindi va bene, io decisi di tenerlo lì per il momento e di capire come poterlo pubblicare. In quel periodo io avevo un'associazione culturale dove facevamo dei corsi di vario tipo. E ci fu lo tsunami in dicembre, ci fu quello tsunami in tutto il sud-est asiatico che distrusse gran parte di villaggi in Thailandia, in Sri Lanka e così via, no? E quindi ci fu questa emergenza. E una nostra cara amica dell'associazione era in contatto con un monaco dello Sri Lanka, un monaco buddista, che gli chiese aiuto
perché tutto il suo villaggio fu distrutto. Allora io a quel punto, noi decidemmo di attivarci come associazione, diventando un'associazione di volontariato per cercare di raccogliere dei fondi per ricostruire questo villaggio in Sri Lanka. E capì che il libro, se non ero riuscito a pubblicarlo fino a quel momento, era perché doveva servire a questo scopo. Bellissimo, bellissimo. E quindi? E quindi io cercai informazioni per trovare una casa editrice o una tipografia che potesse pubblicarmelo, potesse stamparmelo. E seppi qui a Bologna, dove vivo io adesso, che c'erano due persone di queste, delle grafiche damiani, che erano appena tornati dalla Thailandia, erano sopravvissute allo tsunami. Sempre per ricongiungere. Sì. E io incontrai questi racconti, perché cerco sempre di vedere poi tutti i percorsi, i paletti, no? Poi come si uniscono i puntini, no? Si uniscono i puntini. E io incontrai queste due persone, fu un incontro bellissimo, perché loro mi raccontarono della loro esperienza, io gli raccontai un po' di questo libro, e loro mi dissero, ma noi stavamo proprio pensando, attraverso la nostra casa editrice, di fare qualcosa per aiutare queste popolazioni. Perché loro si erano salvati dallo tsunami. Perché loro si erano salvati. L'avevano vissuta, erano riusciti a venirne fuori, a salvarsi, quindi guarda come poi alla fine capisci che questo tuo libro, che non fa altro che parlare dell'amore che regge tutto e che quindi è la leva nell'insegnamento, no? Da qualsiasi parte arrivi, dal Buddha, dal Cristo, l'insegnamento è l'insegnamento dell'amore, no? È molto bello che questo libro sia stato poi un gesto d'amore. Sì. No? È bella, no? Questa lettura, perché capisci che non l'hai potuto pubblicare in altre case editrici che magari non l'avrebbero neanche valorizzato. Invece hai fatto il gesto d'amore, nel senso che avete poi ricostruito un villaggio, no? Se non mi sbaglio. Che poi, grazie, del libro. Grazie a questo libro, grazie anche a questo libro, diciamo, l'associazione ha potuto utilizzare i proventi per la ricostruzione del villaggio. E quindi è stato proprio come se l'Oriente e l'Occidente si incontrassero non solo su un piano, diciamo, spirituale, ma anche sul piano materiale, no? C'è stato proprio un incontro, un aiuto reciproco. E quindi è bellissimo, perché se noi ci pensiamo, come dire, dall'Oriente è arrivata tanta ricchezza spirituale, no? E loro sono molto ricchi dal punto di vista spirituale. Noi però abbiamo più mezzi, diciamo, abbiamo più possibilità a livello magari materiale. E questo incontro è stato fantastico. Io è solo lì che ho capito qual era il disegno che ci stava guidando, ma c'è sempre un disegno, solo che noi non lo vediamo. E la cosa bella è quando si incomincia a usare questa lente di lettura, no? Ecco, della nostra vita. C'è una nostra amica, Patrizia Ve, che dice, ma cosa è cambiato nella sua vita dopo l'esperienza che ha vissuto? Grazie, dottor Moretti, quell'esperienza di... Cosa è cambiato nella mia vita? Sì. È cambiato perché ho cominciato innanzitutto a considerare tutto in me stesso, la mia esistenza, il mio percorso in un modo completamente diverso. Ma è difficile spiegarlo, perché è un'esperienza talmente personale che è difficile da spiegare, no? Però tutte queste particolarità, è come quando si dice che la vita è un po' come un sogno. Beh, quando tu vivi un'esperienza così te ne rendi conto. È come quando, appunto, in un sogno sai che stai sognando e quindi puoi giocare di più con la vita. E quindi sei più consapevole che stai interpretando un ruolo, stai interpretando una parte. Però nello stesso tempo
non è solo questo, perché il percorso continua, perché di fatto si può sempre continuare ad approfondire e a lavorare su se stessi, perché non c'è mai fine in questo, non c'è mai fine a questa possibilità di evoluzione, ma soprattutto quanto più diciamo, si approfondisce questa dimensione spirituale, tanto più si ha la capacità e la forza d'animo di poter aiutare gli altri. Ed è per quello che io ho deciso poi di fare il mestiere che faccio. E poi sicuramente, come dice la nostra Anna Maria Squeri, che è una nostra, delle nostre relatrici, lei dice tutto accade quando deve accadere. Esatto. Quindi c'è l'inizio, no, del salto, cioè di questo cambiamento, no, nella vita di ognuno di noi quando il disegno si deve compiere, insomma. No? E quindi Esatto. si vede tutto. Sì. Ma la cosa molto bella di questo tuo libro è questa comparazione, come appunto dicevamo prima, tra il Buddha e il Cristo. Quindi, qual è stata la falsariga su cui tu ti sei mosso, no, nel fare questo lavoro? Come hai fatto a muoverti nello scrivere un libro come questo? Perché non è facile, no? Ma in realtà a me è venuto con molta facilità, perché non ho fatto un lavoro intellettuale, anche se quando uno lo legge è un libro piuttosto impegnativo, perché si parla di questioni molto profonde, no? Ma nel leggere il Vangelo, io ci vedevo nelle parole del Cristo gli insegnamenti anche del Buddha, e quando leggevo le parole del Buddha ci vedevo anche quello che diceva il Cristo. Okay? E quindi faccio un esempio. Buddha, quando lui era in vita, si faceva chiamare Tathagata. Lui aveva questo, si era dato questo nome, Tathagata, okay? Che molti non sanno bene che cosa significhi, e lo traducono in un modo o nell'altro, dipende un po' dalle varie correnti religiose. Ma in realtà c'è un passo del Mahabharata, che è un poema epico indù molto antico, che dice queste parole. Come gli uccelli nel cielo non lasciano traccia e i pesci nel mare non lasciano orme, così è come di colui che va perché ha trovato la verità. Colui che va significa Tathagata. Ma questa stessa cosa la diceva Gesù Cristo quando diceva: tu sai il vento da dove viene, cioè non sai da dove viene, non sai dove va, ne odi la voce, ma non sai da dove viene, non sai da dove va. E così è di chi è nato dallo spirito. È la stessa cosa, è lo stesso concetto, identico. Perché chi, diciamo, ha raggiunto questo stadio evolutivo, non è più una persona che, diciamo, si vive con un passato e con un futuro, perché vive nel presente. E lo spirito fluisce attraverso di lui. È lì, ma è come se non fosse lì. Appartiene a un posto, ma appartiene a tutti i posti. Semplicemente è. E questa dimensione assoluta è la dimensione in cui convergono tutti i sentieri spirituali. Tutti i sentieri spirituali convergono a questa dimensione. È come se tu avessi tante vie che portano alla cima di una montagna. La cima è la stessa, ma tu puoi partire da direzioni completamente diverse.
Per questo ogni sentiero ha le sue differenze e non possiamo dire che i sentieri, i metodi siano identici, perché non è così. I sentieri, i metodi sono diversi, ma quando uno arriva in cima scopre che l'essenza è esattamente la stessa. Certo, abbiamo tanti modi per raggiungere, tante strade, possiamo percorrere tante strade per raggiungere un'unica meta, cioè, o meglio, una meta che è comune a tutti, no? E in questo tuo bel libro, che poi, cioè, hai pubblicato e poi dopo non è stato più ristampato, se ho capito bene, no? Perché è anche Perché sempre sì, nel corso per quella storia dei puntini che... per continuare il conto del tuo libro, è troppo bella questa storia perché quindi la prima uscita è servita per aiutare questo villaggio, no? Quindi adesso vediamo che cosa succede con la seconda, vero? poi questo libro è da tanti anni che non è più in circolazione e è successo che tu mi hai telefonato attraverso Enrico, no? Che ti ha fatto il mio nome e Io ho guardato i libri che tu hai scritto, io ho visto il titolo di questo tu libro. hai visto il titolo di questo libro e mi hai telefonato. Sì, perché io ho detto dobbiamo parlare di questa Abbiamo cosa, che è parlato, troppo... ma tu mi hai telefonato un giorno di mercoledì, ok? E quella notte, Prima eh? di Pasqua, era Sì, la settimana santa. esatto, tu mi hai telefonato di mercoledì e quella notte, tra il mercoledì e il giovedì, c'era la luna piena. Io questo non l'ho scritto nel libro, ma io avevo una congiunzione astrale molto significativa, perché io sono nato un mercoledì di luna piena e in quel momento, quando tu mi hai chiamato, il mio sole di nascita era in congiunzione con la luna e la luna di nascita era in congiunzione con il sole. Quindi era una sintesi perfetta. E quando tu mi hai telefonato quel giorno, io ho capito che sarebbe successo qualcosa di importante. Ma di fatti, sono sicura, vedremo cosa succederà con questo libro. Quella sera lì c'era la superluna, C'era mi la ricordo. luna ed era poi, si trovava nel Giovedì Santo. Il Giovedì Santo che quindi preludeva alla Pasqua, però c'è da dire questo, che il giorno della crocifissione di Gesù, Gesù è stato crocifisso un giorno di luna piena. Era aprile, era in aprile, era un venerdì di luna piena. Okay? Quindi il momento di festeggiare Gesù a livello proprio astrale è il venerdì di luna piena nel mese di aprile, tra marzo e aprile. Quello è il momento, diciamo, esatto in cui lui. Quindi c'è stata questa coincidenza e quando che era importante per me ed era importante proprio per quello che stava avvenendo a livello spirituale, perché era la ricorrenza proprio diciamo, dell'uscita dal corpo, no, di Gesù. E quindi questo era fondamentale. E questo evento è collegato a quello che succede il mese dopo, che è il Vaishakh, no? Ah, di cui ne parliamo anche di quello. Perché dal momento di luna piena della crocifissione di Gesù, questo mese serve per preparare la luna piena che avverrà fra poco, la settimana prossima, il 7 maggio, nel segno del toro. Mentre la luna piena nel segno dell'ariete è il Cristo, è il giorno del Cristo, la luna piena nel segno del toro è il giorno del Buddha. È il giorno in cui si festeggia la sua nascita, la sua illuminazione e la sua morte. E questo mese serve per preparare quell'evento. Il giorno di luna piena di aprile, nel mese di aprile, è il giorno del Cristo ed è il giorno del perdono.
è dedicato al perdono a livello spirituale e serve per prepararci, quindi serve per prepararci alla benedizione che arriva nel giorno del Vesak. Difatti adesso poi lo spiegheremo bene, il Vesak, che cos'è, anzi poi tu mi hai anche insegnato come che va pronunciato, perché c'è chi dice Vesak, c'è chi dice Vesak, invece no, tu mi dici che La pronuncia giusta è Veshak. Vesak. Veshak perché è il nome del mese lunare tra aprile e maggio che si celebra in India. Questo mese, che cade nel segno del toro, si chiama Veshak. Il mese prima è quello che cade sotto il segno, quindi non del toro, ma dell'ariete, e quindi il Veshak viene celebrato con nella luna piena nel segno del toro. E poi il Vesak è proprio una benedizione tra Cristo e Buddha che impartiscono alle creature Sì, perché c'è della una terra. tradizione che dice che Buddha prima di morire avrebbe detto che quello stesso giorno lui sarebbe apparso ogni volta, ogni anno, sulla terra per conferire una benedizione a chi era pronto per riceverla. E c'è questa leggenda che dice che i maestri e il Cristo si trovano nella valle del Kailash, che è in Tibet, no? Per fare questa cerimonia e per accogliere il Buddha. E nell'esatto momento della luna piena, il Buddha arriva e conferisce la sua benedizione a tutta l'umanità e la ricevono coloro che sono pronti per riceverla. E chi celebra il Vesak sente queste vibrazioni. Io stesso lo diciamo. Quando mi trovo in meditazione, nel Vesak, percepisco questa energia, a volte mi è anche capitato di vederla proprio, questa ondata di luce color indaco viola che arriva e irradia tutto viene irradiato di questa luce. È bellissimo, Veda. Io conosco la storia del Veda bene perché avevo organizzato nel 97 a Torino il primo grande Vesak dove sono venute quasi 4.000 persone. È stato un evento bellissimo, molto molto importante. Chiedo scusa, ma non ho il Covid. State tranquilli, non arriva neanche per le noccioline, non arriva. E no, dicevo che effettivamente è un evento, è una celebrazione molto, molto importante. Non so se tu sei informato, perché mi hanno detto che i cinesi nella valle del Monte Kailash, dove so che appunto ogni anno le grandi guide, i grandi iniziati si ritrovano per celebrare, so che volevano costruire un aeroporto. Che tu sappia? Perché Questo io non lo so. io ho detto, ma guarda, che cosa triste, perché è un po' la cancellazione, no, delle tradizioni della gente del Tibet, Beh, sì, no? purtroppo c'è, diciamo, è molto triste quello che è successo in Tibet. Ma anche qui io penso che ci sia un disegno, perché dopo che i tibetani sono stati esiliati, diciamo, dopo che il Tibet è stato conquistato, diciamo, è diventato a tutti gli effetti Cina, Sì. e molti maestri tibetani sono andati via e sono esiliati in India, ma poi da lì sono andati in tutte le parti del mondo. E noi oggi abbiamo accesso a tutti gli insegnamenti del buddismo tibetano, anche diciamo, delle forme di ritualità che erano inaccessibili e segrete, proprio grazie al fatto che i tibetani diciamo, hanno diffuso, i loro insegnamenti in tutto il mondo. Quindi
diciamo, è successo questo, però l'umanità è stata protetta da tutta questa possibilità. Sì, bisogna dire che effettivamente c'è questo avvicinamento e anche la conoscenza, ecco, della realtà spirituale collegata a questa e della tradizione spirituale legata a questo popolo e a questa terra. Effettivamente, cioè, se io penso al Dalai Lama, che si è dato molto da fare, no? Pur stando giù a Dharamsala, lì, no? Nel nord dell'India, dove lui ha il suo quartier generale, però è andato in giro per il mondo e ha fatto conoscere, no? Molto, ecco, il buddismo con la sua presenza, oltre a testimoniare un fatto storico, no? Come Certo. quello che conosciamo. Sicuramente se non ci fosse stato questo, probabilmente, come dici tu, non ci sarebbe stata una così grande diffusione del buddismo nel mondo. Alla fine, quando tu dici il disegno, no? A volte il disegno può essere anche, può anche sembrare crudele, però di fatto Sì. la finalità non è questa. Allora, io volevo leggere ai nostri amici un pezzo della prefazione che Piero Ferrucci ha scritto nel tuo libro. Piero Ferrucci, anche lui, un'altra bellissima persona che lo inviteremo, no? Lo faremo venire qua nel salotto di Anna, vediamo, magari facciamo un incontro, vediamo come organizzarlo, ecco, perché Piero Ferrucci deve venire, anche lui ha scritto dei libri meravigliosi. Sì. Quelli sulla gentilezza, a me ha La forza colpito della tanto. gentilezza. Abbiamo tutti bisogno della gentilezza, ecco, dovremmo proprio tutti quanti ritornare, ecco, a quelle cose. E lui ha scritto delle parole molto belle nella sua prefazione, volevo leggerla perché oggi le guardavo, dicevo guarda che bello. Piero Ferrucci dice: fare paragoni e paralleli tra due diversi personaggi storici vissuti in due epoche e culture assai lontane tra loro è una tentazione pericolosa, perché le parole di uno, anche se sembrano uguali a quelle dell'altro, possono in realtà significare cose che poco o nulla hanno a che fare tra loro, perché enunciate in tempi e in contesti molto diversi tra loro. Così si rischiano di creare dei paralleli illusori e delle coincidenze fantasmi. C'è un caso però in cui il confronto tra due figure storiche è più facile ed è anche più lineare, ed è quando queste due figure assurgono a un livello universale e riguardano tutti gli esseri umani e di tutte le epoche. Questo in particolar modo è il caso di Buddha e di Cristo. Come le foglie più alte di due alberi che vedono il cielo, anche se le loro radici sprofondano nella terra, Buddha e Cristo sono due esseri umani che, pur radicati nella loro epoca e nelle loro culture, sono riusciti forse più di ogni altro a innalzarsi ad un livello che li trascende, quindi, con la semplicità e la forza di ciò che dicono, possono raggiungere ogni uomo e ogni donna che vive su questa terra. Questa è una bellissima. Un bellissimo incipit della sua prefazione, no? Ci fa proprio capire come davvero, cioè, il tuo percorso, la tua ricerca nel comparare, ecco, i loro insegnamenti in realtà, cioè, li renda poi così simili e universali, no? Ecco, per tutti. Sì, perché, come dire, la cosa che mi è interessato, diciamo, mettere a confronto proprio l'esperienza di realizzazione dei due maestri. È chiaro che poi il metodo, il linguaggio sono diversi, l'approccio è diverso. Diciamo che Buddha è stato molto agevolato, perché se noi ci pensiamo, 2500 anni fa, tantissimo, no? Noi avevamo Socrate in quel periodo. Socrate era quasi contemporaneo di Buddha. 2500 anni fa Buddha è stato agevolato perché in India c'era già una tradizione spirituale di monachesimo, e quindi lui è riuscito a predicare, è riuscito,
per tanti anni, 45 anni di insegnamento, e i suoi discepoli hanno tramandato i suoi insegnamenti tutti a memoria. Il canone buddista sono tanti volumi dove ci sono proprio le parole che sono state prima tramandate tutte oralmente a memoria e poi sono state trascritte. Purtroppo nel cristianesimo non è andata così e quindi noi abbiamo poco di quello che Gesù ha detto. Quel poco che abbiamo è eccezionale, però purtroppo è rimasto poco e tante cose sono andate perdute, no? E quindi purtroppo noi abbiamo queste due culture così diverse, dove diciamo, in Oriente c'è questa tradizione di portare avanti gli insegnamenti anche per migliaia di anni. Se noi ci pensiamo, i Veda, no? Per migliaia di anni sono stati tramandati questi insegnamenti. E purtroppo invece noi, diciamo, sebbene Gesù fosse stato questo maestro così importante, è rimasto poco di scritto, no? E soprattutto, chissà se avesse scritto lui i Vangeli, che cosa avrebbe scritto. Qui c'è una domanda a proposito di che cosa vedo Alberto Bonini che ci scrive. Non so se questa mia domanda possa avere senso. Nei 30 anni di silenzio prima della predicazione, secondo lei Gesù potrebbe avere conosciuto il buddismo e averne compreso la saggezza di vita? Ma io, allora, Domanda. ho letto i documenti di Notovitch, che è questo personaggio, era un ricercatore, lui era anche diciamo, faceva escursionismo, ma era un ricercatore, che si ruppe una gamba alla fine dell'Ottocento, penso. Adesso la data precisa non mi ricordo, era in un villaggio dell'Ladakh, quindi diciamo ancora in India, però vicino al Nepal e così. E Certo. questa zona del mondo ancora viene chiamata Piccolo Tibet perché assomiglia molto al Tibet. E lì ci sono diversi monasteri buddisti molto molto antichi, tra i più antichi bu monasteri buddisti. E questo Notovitch disse che lui si ruppe una gamba e venne ricoverato in questo monastero e l'abate gli disse che il Gesù che noi conosciamo visse lì per un certo periodo di tempo. E lì c'era la documentazione scritta della storia di Gesù, degli anni perduti di Gesù, quando Gesù dall'età di 15 anni fino all'età di 29 anni è stato prima in India, poi in Nepal, in Tibet e in Kashmir. No? Ci sa poco comunque di quel periodo lì. Beh, Cioè, sì. i documenti ci sono perché Notovitch li ha trascritti, ok? Li ha trascritti. Io conosco, ho una, ho un'informazione di prima mano che questi documenti esistono anche in India e sono nel tempio di Jagannath. Quindi ci sono questi documenti sia in India nel tempio di Jagannath, perché questo lo disse Sri Shankaracharya. Sri Shankaracharya qualche anno fa disse a una persona che io conosco che questi documenti ci sono anche in India. Poi furono trascritti anche, diciamo, in tibetano e quindi anche portati nei monasteri buddisti. Ma c'è tutta la storia di Gesù da quel periodo in poi. In questa storia è molto interessante perché Gesù, sostanzialmente, se non sbaglio, verso i 14 anni si raggiunge la maturità. Allora si raggiungeva la maturità a 14 anni, no? E quindi lui si sarebbe dovuto sposare, questa è la storia. Solo che lui voleva, come dire, approfondire, no? Gli insegnamenti dei maestri, la spiritualità, e quindi decise di partire per l'India. Insieme a una carovana si unì e andò verso Oriente. E c'è tutta la storia raccontata, diciamo, di quando lui visse in India, visse anche lì a Jagannath, dove imparò
la religione dei Veda, quindi l'induismo, e poi andò e imparò il buddismo nelle regioni himalayane. E secondo me non imparò solo il buddismo, perché secondo me imparò anche della religione del Bon, cioè Lo che aiuta. è la religione che c'era prima del buddismo in Tibet. È antica, Sì, certo. Io non so. perché io vedo negli insegnamenti di Gesù non solo tante affinità con la religione induista, quindi con gli insegnamenti di Krishna. Ci vedo molta somiglianza anche con alcuni aspetti, insomma, degli insegnamenti del Buddha, ma anche alcuni aspetti dello Dzogchen, che è esatto, che è la tradizione ancora più antica, che risale addirittura a 7.000, 18.000 anni fa. 18.000 anni fa. Cioè, i Esatto. documenti dello Dzogchen, del Bon, della tradizione Bon, sono stati tramandati per 18.000 anni e sono stati tutti trascritti. E Sì, questa è una cosa. io l'ho praticato un po', perché non sai, insomma, non abbiamo avuto modo di raccontarci tante cose, però lo raccontavo giusto ieri con Giacomo Bonameglio. Essendo stata presidentessa della Kundalini Italia, che era l'associazione di Lama Khenpo Rinpoche, che è uno dei pochi Rinpoche che vanno in giro e sono de è detentore degli insegnamenti dello Yundrumba, che è appunto il buddismo più antico, dove lui spiega appunto che cioè, sono gli insegnamenti di 17.000 anni fa, e effettivamente quando io lo seguivo perché appunto lui veniva qua in Italia, lui sta su a Londra. Adesso però viene in Svizzera, ecco, so che viene. Però quando veniva in Italia, veniva qua a Torino, io gli organizzavo. Poi andava anche in un posto in Toscana e anche qualche volta andava su a Milano. Comunque hai ragione, perché lo Dzogchen effettivamente, quando, negli insegnamenti che io ho seguito con la Mackenzie Rinpoche, anch'io ho trovato delle cose del Cristo. Esatto. E in più devo dire anche questo, che quindi no, io penso, tra l'altro è anche un discepolo di Ramakrishna, Abhedananda, Swami Abhedananda, negli anni 20 andò in questo monastero in Ladakh, a Emis, e lesse questi documenti, li lesse e confermò parola per parola quello che Notovic aveva trascritto. Quindi questi documenti esistono. Sarebbe molto bello che il Dalai Lama potesse autorizzare una pubblicazione di questi documenti. Io penso che se finora non è stato fatto è per non alterare degli Bravo. equilibri religiosi. Però sarebbe molto bello se questi documenti potessero essere pubblicati integralmente. Un'altra cosa molto interessante che potrebbe essere, questa è un'ipotesi che io metto. Allora, i buddisti pensavano che Cristo fosse Maitreya, cioè Buddha che sarebbe dovuto tornare. Questo c'è scritto in questi documenti. Loro pensavano che fosse il Buddha ritornato. Il Buddha Maitreya sarebbe un Buddha d'amore. Okay? La cosa interessante, siccome tutto l'insegnamento del Cristo è un insegnamento d'amore, è molto probabile che tutto l'insegnamento della compassione nel buddismo Mahayana, nelle regioni malayane, abbia avuto origine proprio dalla presenza del Cristo. Quindi può darsi che la presenza del Cristo abbia contribuito a dare avvio a tutto quel movimento della compassione che ha generato l'ideale del Bodhisattva, cioè di Bodhisattva. colui, esatto, di colui non che raggiunge l'illuminazione per se stesso, ma che, diciamo, segue un sentiero spirituale a beneficio di tutti gli esseri. Il Buddha della Il Buddha compassione. della compassione. Ed è molto probabile, perché le date sono molto vicine, che l'influenza di Gesù o del cristianesimo abbia contribuito alla nascita del buddismo, diciamo, Mahayana, himalayano.
Mi hai fatto venire in mente un aspetto che è quello che ogni tanto mi sembra, insomma, che emerga, che poi ogni religione cioè, in qualche modo cioè, voglia avocare a sé un'esclusiva, ecco, per intenderci, no? Il migliore del tuo, cioè abbiamo l'esclusiva, ecco. Abbiamo l'esclusiva, sì. In questo tuo lavoro questo discorso viene temperato e quindi viene così dissolto, no? In questo grande fiume dell'amore, no? Che finisce tutto, mi sembra, Ma certo, no? perché se esiste un Dio è impensabile che possa amare alcuni e odiarne altri, no? Cioè, o diciamo rispondere alle preghiere solo di qualcuno e non di un altro, se uno crede in un Dio personale, ma se vogliamo, come proprio come diceva Einstein, no? Andare verso una religione cosmica, quindi dove possiamo pensare non a un Dio come antropomorfo, no? Ma come a una coscienza cosmica, no? Un po' come dice la fisica quantistica, che esiste una coscienza, un ordine implicito da cui tutto emerge, tutto si manifesta, che è al di là dello spazio e del tempo, no? Quindi se noi siamo parte di questo ordine esplicito in cui anche noi siamo una manifestazione di questo stato, ma la nostra coscienza non è altro che un'emanazione di questa coscienza universale. E quindi vuol dire che noi possiamo allo stesso tempo contattare sia la dimensione assoluta che la dimensione relativa. Ma questa dimensione assoluta la possiamo chiamare Dio, la possiamo chiamare coscienza cosmica, la possiamo chiamare buddhità, ma alla fine sono solo nomi. E quindi se noi non possiamo pensare che un maestro né sia meglio di uno o sia meglio dell'altro, ma che giustamente, come dice Piero Ferrucci, ognuno con il linguaggio della sua epoca, a seconda del contesto e della mentalità delle persone a cui si sta rivolgendo, cerca di spiegare quegli insegnamenti in un certo modo piuttosto che in un altro. Sto guardando i nostri amici con le loro domande. Graziella, ad esempio, ci dice che cosa ne pensa della storia che si racconta che Gesù sopravvisse alla crocifissione e fuggì in Oriente? Ma questo io non lo so. Esistono anche lì delle testimonianze. Non mi sono fatto un'idea in questo senso. Non sono mai andato a visitare, diciamo, la tomba di Gesù, sebbene ci sia questa tradizione. Quindi in realtà non saprei cosa pensare di questo. Può anche darsi, ma alla fine poi, voglio dire, se anche noi pensiamo, no? Se anche Gesù fosse morto in croce e non fosse risorto, no? Oppure se magari non era risorto, ma semplicemente non era morto, e poi se ne va in Kashmir, no? Oppure mettiamo che lui avesse smaterializzato il suo corpo e fosse sceso in cielo. Poi, alla fine però, che cosa ci cambia? Perché non è che ci cambia tanto, perché un San Francesco, voglio dire, che alla fine è morto ed è stato sepolto, che sia morto, che sia risuscitato, che sia andato in Kashmir, anche lui oppure no, non è che fa differenza, nel senso che queste sono curiosità che servono per appagare, diciamo, la nostra mente, no? Però l'essenza dell'insegnamento del maestro non cambia, cioè la sua grandezza, che lui sia morto oppure non, che, non, che sia risuscitato, si sia smaterializzato oppure sia andato in Kashmir, alla fine non è che ci cambia tanto. L'idea però che lui sia andato in Oriente è interessante perché? Perché ci fa capire che esistevano contatti fra le varie forme di spiritualità già migliaia di anni fa. Bravo. Già migliaia di anni fa, e che queste separazioni, come dire, che noi viviamo in maniera così netta, magari in altri tempi non li hanno vissuti così come li stiamo vivendo noi oggi.
Paola ci scrive, poi ci sono anche i Vangeli apocrifi. Sì, ci sono tanti Vangeli apocrifi e i più interessanti, dal mio punto di vista, sono quelli gnostici. Perché se noi andiamo a leggere i Vangeli gnostici, specialmente quelli che sono stati trovati a Nag Hammadi, nel deserto, sepolti sotto le giare, no? Perché Sì. è successo questo disastro, come dicevo inizialmente. Noi abbiamo perso molta letteratura, ma per quale motivo? Perché quando ci fu la diaspora in Israele, quindi tutti i discepoli di Gesù in qualche modo se ne andarono e portarono il loro messaggio in varie parti, diciamo, di del Mediterraneo e anche del Medio Oriente. Si erano create varie comunità di cristiani dove ognuno aveva la sua storia, il suo Vangelo, le sue scritture. E quindi c'erano varie manifestazioni di cristianesimo. Addirittura San Tommaso andò in India e la tomba di San Tommaso è in India. Ok? Però nel 300 d.C., quando diciamo. Purtroppo, dico, il cristianesimo diventò religione del Sacro Romano Impero, si decise, l'imperatore decise che doveva esserci un solo cristianesimo e quindi tutte le altre forme di cristianesimo dovevano essere soppresse e quindi furono distrutte tutte le chiese che non erano chiesa di Roma e tutti i libri che non erano diciamo i quattro Vangeli. In quel periodo, diciamo, questi della chiesa gnostica egiziana, egizia, presero tutta la loro biblioteca, la misero dentro queste giare, la seppellirono nel deserto e vennero alla luce nel 1945, no? E La adesso storia ha restituito la verità, delle verità. ha restituito delle verità e lì c'è un cristianesimo sapienziale, cioè quello che ne emerge lì da questi documenti è che non è la storia del Cristo martire, del Cristo crocifisso, ma del Cristo che insegna la sapienza, che insegna la Conoscenza. gnosi. Esatto, l'accento è su quello ed è un messaggio enorme, preziosissimo. Io volutamente però nel mio libro non ho messo questi riferimenti perché ho voluto, come diciamo, attenermi alle fonti, tra virgolette, ufficiali per dimostrare che questa gnosi si trova anche lì. La gnosi si trova anche nei quattro Vangeli. Poi la troviamo anche nei Vangeli apocrifi, ovviamente. Ed è interessantissimo. La cosa fantastica, no, dell'Oriente, che dicevo prima, che è detentrice delle tradizioni, che quando San Tommaso arrivò a Cochin, no, in quell'area, nel Kerala, dove portò il cristianesimo, lì si formò una comunità cristiana che recitavano i canti e recitavano il Padre Nostro in aramaico. Quindi loro facevano le loro liturgie, le loro pratiche in aramaico. Nel 1500, quando arrivarono i portoghesi a Cochin con i missionari per evangelizzare gli indiani, scoprirono che il cristianesimo c'era già e quel cristianesimo lì l'aveva portato San Tommaso. E chiaramente li considerarono tutti eretici. Sempre per quella storia dell'esclusività. questo è drammatico, è drammatico perché loro erano detentori del cristianesimo originale, gliel'aveva portato San Tommaso e ancora facevano le loro liturgie in aramaico, i canti, tutto quanto, no? E niente, vennero considerati eretici, si dovettero convertire a quell'altro tipo di cristianesimo. C'era una domanda anche che aveva fatto interessante dove si diceva ma
può essere che le diverse, ad esempio la Patrizia Blake chiede, ma le diverse traduzioni dei testi sacri possono avere alterato il reale messaggio iniziale? Ma secondo me i testi che noi abbiamo sono, diciamo, piuttosto antichi, perché i testi più antichi che abbiamo sono proprio a livello di cartaceo, sono del 300 d.C., quindi sono comunque antichi, ma probabilmente sono trascrizioni di testi precedenti scritti non molto tempo dopo la morte di Gesù, e quindi i testi sono piuttosto fedeli. Semmai possiamo dubitare che qualcosa sia stato tolto, no? Perché se noi prendiamo il Vangelo di Luca, scusate, il Vangelo di Luca, che è così dettagliato, dalla nascita, dall'inizio fino alla fine, dai 12 ai 30 anni ci manca un pezzo. Ma lì si avverte nella narrazione che non c'è, ci manca un pezzo, no? E Luca come mai non ha detto niente? Quindi eventualmente io mi metterei questo dubbio che qualcosa può essere stato tolto. Eh? Voglio dire che io adesso fammi fare una battuta da giornalista, no? Dire che anche lì c'era il problema delle censure, Ecco, togli metti, togli metti. esatto. Eventualmente qualcosa è stato tolto Non si dice, ecco. perché diciamo, quelli che dovevano scrivere, trascrivere questi documenti li trascrivevano, ma se a loro qualcuno gli diceva no, questo non lo puoi No, no. scrivere, è chiaro che non è arrivato a noi. Ma io non penso che ci sia stata una grossa alterazione nel contenuto, anzi penso di no. Perché comunque il messaggio si sente che è molto vicino, diciamo, all'esperienza spirituale di altri grandi maestri. Quindi lì c'è una verità e quindi io non penso che quella sia stata cambiata. Diciamo che è stata interpretata, diciamo che è stata interpretata in maniera dogmatica poi da quelli che sono venuti dopo. Perché la religione l'ha inventata l'uomo, non l'ha mica inventata Dio. Esatto, ma è qualcosa che è stata creata dall'uomo per l'uomo con tutti i limiti dell'uomo. Ma quello che io voglio dire è se mi buffo perché si è mossa una cosa nella mia casa mentre io ho fatto questa affermazione. La religione è qualcosa che abbiamo avuto le conferme che è proprio così. No, voglio dire che magari non ci sono state delle alterazioni, ma delle omissioni. No? È molto probabile. Ecco, Sì. penso che magari siano state omesse, ecco, delle cose. Ma non è. Sto guardando ancora perché c'erano degli altri messaggi che volevo leggerti. Sulla reincarnazione, cosa ne pensi tu? Beh, cosa ne penso io personalmente? Sul fatto che non ci sia, no, questo riferimento, io vedo anch'io quando vado a presentare i miei libri in giro, poi se le persone, non so, i cattolici, professanti, c'è sempre questa domanda che viene fuori, ma però noi non troviamo la reincarnazione, no, nei testi nostri di riferimento, nel cattolicesimo. Nel cattolicesimo. Mentre invece nella realtà. Ci sono alcuni riferimenti anche nel Vangelo, perché quando i discepoli, no, vanno da Gesù e gli chiedono: ma Giovanni Battista è l'Elia che dovevamo aspettare o è un altro? Perché Elia, che era un profeta, diciamo, precedente a Gesù, disse che sarebbe ritornato. Okay? Quando nacque Giovanni Battista, nei Vangeli c'è scritto che lui nacque con lo spirito di Elia, cioè Quindi che in lui c'era lo spirito di Elia. Quindi si sapeva che Elia sarebbe dovuto tornare perché si diceva che sarebbe arrivato il Messia. Allora, quando Giovanni Battista era molto conosciuto, a Gesù dissero: ma è lui l'Elia che stavamo aspettando? E questo come lo si spiega? Cioè, è chiaro che, diciamo, lascia pensare che fossero a conoscenza della reincarnazione.
esplicitata, insomma, non veniva esplicitata, ma si lasciava intendere. E certo. E un'altra amica che dice, no, Alberto che ci dice, Alberto Bonini, grazie mille per l'interessantissima risposta di questa bella serata. Il libro di Moretti si può trovare ancora? Il titolo esatto qual è? Certo che si può trovare ancora, anzi, sta per uscire di nuovo. Allora, fra 2 settimane sarà su Amazon. Poi metteremo il link, quindi fra 2 settimane sarà su Amazon. E se vuoi fare vedere la copertina... Adesso la faccio vedere. Eccolo, questa è la copertina. Eccola qua, questa è la nuova copertina. E io sono felice di essere la madrina. Questa sera facciamo il battesimo, perché io gli ho detto, cari amici di Focus, dovete sapere che in quella telefonata, quando io appunto l'ho voluto invitare qua da noi nel salotto, e lui mi ha detto che questo libro appunto era lì, che insomma non si trovava. Io ho detto, ma non posso avere una copia? Lui mi ha detto, ma in realtà non si trova più, perché insomma non è stato più ristampato. Io ho detto, e perché non lo ristampi? E lui mi ha detto, ma detto, no, tu lo devi ristampare, no? E poi mi arrivavano proprio i segnali dai piani alti, che proprio spingevano per convincerti. E quindi vedremo che cosa succederà adesso per la storia dei puntini. E quando ti sovvenneranno, se lo presenti in qualche libreria dalle tue parti, vengo a presentartelo molto volentieri. Grazie. Sai che io porto bene, ricordate, sempre portato molto bene, e quindi vengo molto molto volentieri. Sì, quindi dicevi tra 2 settimane? Tra due settimane, sì, perché in realtà è già finito, però sto aspettando da Amazon la bozza per vedere se è tutto a posto, e appena mi arriva io confermo e via. Sì, diciamo che tu alla fine, nei commenti che ci sono, poi puoi aggiungere, Marco, puoi aggiungere i riferimenti del tuo libro. Certo. E anche il libro che citavi all'inizio, degli scritti che si rifanno alla vita di Cristo in India. Sì. Sì, possiamo provare. Perché magari c'è qualcuno che è interessato a comprarlo, così loro lo trovano come messaggio, no? E quindi spero di fare insomma una cosa gradita. Rosa ci scrive: le religioni sono molte, come molte sono le lingue, per me esiste la spiritualità che è una, il cammino in verticale. Il riconoscimento di chi siamo, dove veniamo e dove ritorniamo, facendo un'esperienza umana evoluta. Giusto. Ecco, ci chiedono ancora, il battesimo, qual è il significato del battesimo, per rimanere sempre sul tema? Allora, il significato che se ne dà nel cristianesimo, ovviamente non sta a me dirlo, nel senso che non sono un prete. È chiaro che è un rituale questo di iniziazione, diciamo, il battesimo è un rituale di iniziazione, dovrebbe essere come il fatto, praticamente l'idea è quella di purificare dal peccato originale, sostanzialmente, no? È una forma di consacrazione nella Chiesa, come per purificare dal peccato originale, in modo da poter essere, diciamo, iniziare, diciamo, una vita cristiana. Questo è sostanzialmente nel cristianesimo. Ma diciamo che forme di battesimo sono esistite in tante culture, in tante parti del mondo, perché sostanzialmente l'acqua è una sostanza, un elemento di purificazione. A livello simbolico, noi possiamo vedere nel battesimo due elementi. Uno, a livello psicologico, è il fatto che il lavarsi è come un distacco da quello che ci interferisce, no? A livello psichico. E quindi è un po' come quando noi siamo troppo identificati nelle cose che viviamo, nelle cose che proviamo. La nostra attenzione è, come dire, è assorbita, no? È come se noi assorbissimo il mondo e la nostra attenzione è costantemente rivolta all'esterno, non all'interno. Quindi simbolicamente, dal punto di vista psicologico, il battesimo
può anche rappresentare il fatto di lavarci da queste interferenze, da questi attaccamenti, in modo da poter essere più disponibili a entrare in contatto con noi stessi. Dal punto di vista spirituale può rappresentare anche l'acqua, diciamo, il fatto di entrare in connessione con un elemento dello spirito, con questa energia dello spirito, in cui noi possiamo cominciare a fluire nel sentiero. Infatti nel buddismo si parla di entrare nella corrente, cioè quando una persona prende l'iniziazione entra nella corrente. Perché? Perché entra in sintonia con un'energia spirituale. E questa può essere rappresentata anche dal battesimo. Quindi ci sono varie letture, no, di questo fenomeno. Ci sono varie letture, una di queste la do anche nel mio libro. Ecco, la cosa bella anche del tuo libro, e tra l'altro ci chiede, Salvatore ci chiede, si può trovare nelle librerie? No, perché lo si può comprare solo in rete, vero? Su Amazon, sì, si troverà su Amazon. Si trova nelle librerie, ecco. Volevo ancora anticipare questo ai nostri amici, poi insomma dovremo chiudere perché qui il tempo è volato, come ti dicevo, caro Marco, vedrai che sarà un attimo e noi non saremo in grado di poter affrontare un po' tanti argomenti. E come ad esempio il modo che tu hai, no, di fare questa comparazione, perché all'inizio di ogni capitolo, diciamo, ci sono sempre due frasi, una che è stata detta dal Buddha e una che è stata detta dal Cristo, con questa comparazione dei contenuti, insomma, no? E che ci fa notare che comunque si sta parlando della stessa cosa, no? Esatto. Quando uscirà, appunto, adesso poi tu gentilmente se metterai il nome e mi scriverai un messaggio così tutti i nostri amici potranno andarlo a comprare. Sicuramente è un libro che secondo me è molto di servizio per la nostra mente, nel senso che è molto importante abituare la mente a spaziare, no? E quindi avere una sua plasticità nell'osservazione dei fatti. Forse è una mia deformazione professionale, però cioè, quando tu guardi i fatti, no? Poi la mente ha opportunità, no? In qualche modo di perseguire, no? Dei disegni e di non cristallizzarsi solamente entro certi recinti, no? Ecco, perché poi sappiamo tutti che i muri sono nella mente, ma sono nei dogmi anche che creano dei muri dentro la nostra mente, no? Quindi è molto importante esercitarsi con la mente nel fare questa ginnastica spirituale, ecco, diciamo, no? Perché poi tu che fai lo psicologo, lo psicoterapeuta, io l'ho fatto anch'io con gli studi, però sono iscritta all'albo dei giornalisti da 30 anni, non ho mai esercitato, non ho scelto quella strada, anche se la pratico tantissimo, però insomma, noi sappiamo che è molto importante qual è il punto di prospettiva, di osservazione della nostra mente, no? Della realtà. Vedi, questo momento è la prima volta, la situazione storica in cui noi ci troviamo, è la prima volta. Hai visto quella frase di una domanda che ha scritto un nostro lettore, un nostro ascoltatore? Ci ha scritto, aspetta che adesso la vado a ricercare, il scrittore, certo che un libro come questo, proprio in questi tempi, no? Esatto, è la prima volta nella storia dell'umanità che l'umanità sta vivendo insieme la stessa identica difficoltà. Cioè siamo Bravo. tutti uniti in una stessa situazione. Come ci fu uno tsunami, no? 15 anni fa, insomma, come ci fu uno tsunami che adesso c'è questo virus, no? Ma la situazione è mondiale, tutti nel mondo stiamo vivendo la stessa difficoltà. Allora, questa è una grandissima opportunità, non per dividerci, ma per unirci. E io penso che la spiritualità in questo momento
diciamo, deve essere al primo posto come possibilità di darci gli strumenti per unirci. Perché se noi seguiamo le nostre paure, i nostri pregiudizi, no? Le nostre preoccupazioni, ci dividiamo, siamo uni contro gli altri, no? Ma se noi vediamo questa opportunità per aiutarci, per costruire un mondo migliore, no? Per darsi una mano l'uno con gli altri, per unirci anche spiritualmente, abbiamo un'opportunità unica, che è la prima volta nella storia dell'umanità che questa cosa accade. E io penso che non sia un caso che questo libro venga pubblicato adesso. Bravo, lo penso anch'io profondamente. Tra l'altro, un nostro, non so chi è adesso, allora volevo intanto dire che chi ha fatto questa affermazione è Anna Maria Tesi, che scrive appunto proprio perché il libro proprio in questo momento così particolare per il mondo intero. Sì, e sentendo queste tue parole ho proprio, cioè, sentito dentro di me. Per quella storia dei puntini, no? Per la storia dei puntini, dei disegni, che davvero questo libro è un libro che serve tanto in questo momento e quindi è molto importante, è molto Sì, importante. Ma esatto. noi lo facciamo camminare, guarda, questo libro, perché io anch'io penso a quello che dici tu, è il momento dell'unione, cioè noi dobbiamo unire le nostre forze adesso, dobbiamo unire le nostre forze anche perché dobbiamo mettere al centro l'uomo di nuovo, cioè noi abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo. Assolutamente sì. E Un nuovo questo esempio. lo dobbiamo fare noi, non lo potrà fare nessun altro al nostro posto, no? Questo deve essere l'inizio di un nuovo umanesimo. E come padre Anthony, quando scrisse la postfazione di questo libro, lo disse chiaramente queste parole. Disse chiaramente Sì. queste parole. Dice: il terzo millennio d.C. rappresenta una globalizzazione planetaria in scienza, tecnologia, cultura mondiale e una cittadinanza cosmica che trascende ogni forma di parrocchialismo, campanilismo e settarismo di ogni sorta. I tempi sono maturi per realizzare l'utopia di questa cittadinanza cosmica, basata Sì. sulla cultura mondiale odierna. Padre Anthony l'aveva già capito. Infatti io ho dei momenti in questi giorni dove sono in trincea anch'io come medici, quelli del mondo, insomma, della sanità, perché faccio molta assistenza, quindi molti lettori, molte persone che mi chiamano, mi scrivono, quindi sono molto in trincea e rifletto parecchio e cioè sento proprio che da una parte c'è una visione un po' inquietante, che è quella che poi anche i complottisti, no? Cioè ci dicono: guardate che ci stanno manovrando, ci stanno pilotando, ci stanno togliendo il nostro potere individuale, no? E quindi si sta instaurando, come dire, una sorta di controllo, no, delle masse, no, attraverso una serie di procedure, di accadimenti, con tutte le cose che noi leggiamo da fake, non fake news. E comunque ci sono tante cose, che dichiarazioni di medici, di scienziati, di ricercatori, che non, la domanda te la pongo. È molto difficile non porsi quella domanda, perché le cose che vengono dette poi nella realtà vedi che le cose stanno andando proprio in quella direzione che viene detta, no? E quindi con questo allarmismo. Però dall'altra io penso invece che noi dobbiamo essere molto consapevoli della nostra forza, del valore della nostra unicità, del valore della nostra essenza, ricordandoci quello che siamo prima di tutto, perché noi siamo delle creature spirituali che sono venute su questa terra, su questo pianeta, per vivere un'esperienza umana. E quindi tutti quanti dobbiamo ricordarci molto bene la nostra origine e tutti quanti dobbiamo pretendere di poter
lanciare il nostro grido di io esisto e sono un uomo, cioè ricordarci la nostra vera natura. Ecco, penso che davvero sia importante oggi fare questo e sia importante unire ognuno per le proprie competenze, no? Unire le forze, ognuno fare la sua parte e quindi stare forti, radicati, sereni, senza paura su questa traiettoria, di riportarci a casa, di ritornare, no? A riconquistarci la nostra vera natura, quindi nuovo umanesimo, uomo al centro di noi. E quindi sono sicura che il tuo libro sarà un grande aiuto, perché questo inno alla concordia, no? All'unione, è fondamentale in questi momenti. Noi la forza la prendiamo, cioè se siamo soli, siamo impauriti, non siamo sufficientemente forti delle nostre consapevolezze, quelle cose che tu hai vissuto, che ho vissuto anch'io, nelle mie esperienze dove crescendo quella dimensione della fisicità e dell'esperienza nella dimensione umana, e quindi in qualche modo ti abbracci in questo universo di energia e quindi senti che sei parte di quello e non sei solo questa cosettina piccola che è qua, no? Che siamo noi degli uomini. Per chi non riesce ad avere questa percezione, comunque scatta il meccanismo, tu lo sai, perché la paura è la cosa più imperversa, no? In questi giorni, la paura è imperversa tantissimo. Quindi, se noi vogliamo toglierci la paura, la prima cosa che facciamo è cercare la vicinanza. O no? Esatto. Cercare l'unione. Siccome non possiamo avvicinarci fisicamente, dobbiamo trovare una vicinanza più profonda, che parte da un sentire che va oltre il corpo. Sto guardando che ci sta anche scrivendo se è possibile rifare ancora un altro incontro. È interessante, non si può ripetere di nuovo. Adesso ci organizziamo, va bene? Caterina ci scrive, dobbiamo riuscire a superare la falsa visione frammentaria della realtà. Vero, no? Certo. Certo. Va bene, ci sono tanti ringraziamenti. Ecco. Allora, io direi che possiamo chiudere questa nostra serata insieme. È stato un bel tempo. Purtroppo è volato, ecco, come prevedevo. Però dai, ne parliamo, Marco, magari organizziamo di nuovo un incontro. Hai tutta la mia disponibilità. Grazie, Marco. E allora vediamo come fare. Così ci ritroviamo, possiamo riparlare ancora di questi argomenti. Io intanto vi ricordo quello che ci ha detto Marco. Il 7 maggio c'è appunto il Vesak. Esatto. Vesak. Vuoi dare tu un consiglio ai nostri amici? Che cosa fare? Ma allora, diciamo, è una giornata di raccoglimento in cui rendersi aperti a questa energia che arriva nell'ora esatta della luna piena. Adesso non ho controllato qual è l'orario giusto, ma penso, diciamo, a metà giornata, ecco. Perché non sempre di sera, vero? Mi dicevi. No, dipende dall'orario della luna piena. Non mi ricordo se l'ho scritto, ci devo guardare. Comunque il 7 maggio, Sì, sì, è il 7 maggio. E, giorno di luna piena, sì. No, devo controllare l'orario, non l'ho ancora segnato. E, raccogliersi e ricevere, sapere che si riceve questa benedizione, quindi chi ha una pratica spirituale può praticarla, no? E così via. Magari poi metteremo l'orario giusto nel link. Stavo per dirlo. Ma quell'energia che si riceverà, perché dalla Pasqua a questo 7 maggio è la preparazione, ma questa energia che si riceverà poi deve essere impiegata per aiutare gli altri. Ognuno a modo suo. Quindi si prende un impegno, no? Si riceve questa energia, si è benedetti e poi si usa questa energia per aiutare gli altri. E per aiutare gli altri oggi non è poi così difficile.
perché bastano poche cose, basta evitare di diffondere informazioni negative, bisogna diffondere notizie positive. Quando usciamo, cerchiamo di sorridere alle altre persone, cerchiamo di essere gentili, non ci chiudiamo nelle nostre paure. Okay? Già questo è aiutare l'umanità a stare meglio. Ok, se poi uno riesce a fare anche di più, va bene. La restituzione è molto importante, vero? Sì. Eh sì, perché Deve l'energia deve fluire, no? fluire, E anche quello esatto. che dicevamo del battesimo, l'acqua scorre, l'acqua si stagna, l'acqua che stagna imputridisce, l'acqua scorre. Quindi tu quando entri in questa corrente, impari che la prima cosa che devi fare è lasciare attraversare l'energia. Certo. Bene. Allora, io intanto prima di chiudere voglio ringraziare, prima di tutto ovviamente desidero ringraziare veramente di tutto cuore il nostro Marco Moretti, perché è veramente stato un piacere conversare con te, sentire il racconto della tua vita, avere la possibilità di sperimentare con te quello che è stato il tuo cammino di ricerca. Quindi, ma prima di salutarti definitivamente voglio ricordare solo ai nostri amici che domani alle 3 e anche sabato, il giorno dopo, 1º maggio, ci sono le lezioni della LUPS. Domani inizia, ci sarà la prima lezione con Pier Giorgio Piccari, ricordate che è venuto nel salotto precedente, e lui inizia appunto la sua disciplina che è quella dell'educazione al cambiamento. Non perdetevi quella lezione, perché sono poi i principi che a noi servono tantissimo in questo periodo, dove, vero Marco, cambiamento, cambiamento in permanenza, dobbiamo proprio esercitarci ai tanti cambiamenti a cui noi andremo incontro, vero? E quindi è per questo che io ho voluto mettere questa disciplina nella luce. Perciò domani ci sarà Pier Vicari e poi sabato invece avremo il nostro, dico anche mio e tuo, caro Marco, amico Enrico Ruggini, lui insegna la storia del Cerchio Firenze 77. Ecco, quindi non perdete questi due appuntamenti e poi vi ricordo che in via eccezionale avremo il mio prossimo salotto la prossima mercoledì, non fra 15 giorni. Perché? Perché ci sarà Paola Giovetti. La Paola Giovetti, che io sono felice di ospitare perché è una giornalista. Marco, la conosci tu la Paola Giovetti? Sì, è Il proprio il giorno del Vesak, quindi verrà. Ah, 6? il giorno prima, martedì. Il giorno prima. E poi la Paola sta dove stai tu, eh? Siete nella stessa città. Quindi Paola Giovetti è stata la prima giornalista, quindi sono felice di avere una collega, ma è stata la prima giornalista, lei è stata la pioniera, cioè delle trasmissioni, perché la prima trasmissione che ha fatto la RAI, che si occupava di tematiche legate al mondo del paranormale, si chiamava allora Mister O, finiva con l'O, questa opera, Mister O, è stata la Paola Giovetti a condurre, quindi per la prima volta in Rai, in televisione, in una trasmissione che si occupava di queste tematiche. Quindi mercoledì 6 maggio alle 21 Paola Giovetti sarà con me. Tra l'altro oggi invece è il suo compleanno, infatti l'ho chiamata per e quindi sì, sarà con me. Perciò, allora adesso io, te e Marco poi ci metteremo d'accordo su come fare per organizzare un'altra serata, così potremo stare con i nostri amici a continuare a conversare su queste tematiche Molto bene. E ti ringrazio tanto e ringrazio tutti di essere venuti a questo incontro. e poi benvenuto, quindi benvenuta a questa nuova creatura, alla tua nuova creatura rinnovata, perché poi lui ha preso in mano il libro, in pochi giorni l'ha rimesso, vero? L'hai Eh sì, ripreso tutto. l'ho riguardato tutto, ho cambiato, ho Pubblica modificato alcune cose. la rete, fai la svelta, pubblicala in rete, ti ricordi Certo. che ti ho detto, Eh fai in rete. sì.
Tutti i giorni fino alle 2:30 di notte a scrivere. Ho dato il compito prima di salutarlo. Guarda, fai il compito, guarda che aspetta. E così, dai. Che bella, bella storia, dai. Allora, caro Marco, allora grazie ancora, cari amici di Focus, il Mistero della Vita, grazie tanto anche a voi. Per me è stato un piacere avervi tutti qua nel mio salotto. Grazie a Focus, grazie a Enrico Valentini, il nostro fondatore. Grazie Marco. Grazie a tutti. E buon Wesak a tutti. Alla prossima.